Salve a tutti. Beh, avevo già iniziato la merenda con un alfajor di cui già l'altra volta vi ho parlato. E un bicchierone di latte. C'è la bruma, si sta facendo buio già alle 6:15. Io anche oggi, con la nebbia e la foschia, rimango a casa mia. E il drive-in, come ero giovane quando lo guardavo, voi probabilmente, molti di voi, neanche eravate nati e quindi non sapete quello che vi siete persi. Che vi siete persi? Boh, veramente non lo so manco io. Una cosa dolce, appunto, è un dolce. Come vanno le cose là in Italia? Io volevo leggervi dei giornali nell'angolo della cultura, poi non so se i giornali possono stare nell'angolo della cultura, ma quella è tutta un'altra storia. Perché io nel 2001, che non compro quasi mai il giornale, cioè mai, quasi mai è l'eccezione, quando lo compro. E siccome c'avevo il mio primo computer, un Pentium 3, ho comprato il giornale, che era d'obbligo, per avere una serie di fascicoli che poi non spiegavano nulla, perché io, maneggiando il computer, mi sono già istruito per conto mio. Ma era una serie di dispense, e allora vendevano pure il Corriere della Sera, insieme alla Nación, credo, di Argentina. E quindi dovevo comprare tutti i supplementi. La Gazzetta il Corriere dello Sport, il Corriere della Sera e il Clarín, quindi a spendere un sacco di soldi. Il giornale argentini li ho buttati, non mi interessano. Invece ho conservato i giornali italiani, non li ho letti al momento, tutti, quasi nessuno, perché non mi piace leggere il giornale, poi già avevo internet. Li ho conservati fino adesso, intatti, integri, neanche con lo sguardo li ho consumati. E quindi volevo fare un ciclo di letture del Corriere della Sera, perché ho scoperto che appunto c'erano molti editoriali di Enzo Biagi. Magari è interessante, certo, devo vedere, perché io ho messo a bassa risoluzione la filmatrice che ho, però poi dando formato grande al video mi viene sempre molto pesante. Allora farò dei video non solamente in bassa risoluzione, li filmerò in bassa risoluzione, ma addirittura il formato del Media Maker, Movie Maker,
Lo metterò tipo per computer o per cellulare, perché così, tanto lettura di giornale non è che deve essere di alta risoluzione. Vabbè che voi avrete a casa tutti quanti degli schermi LED 4K, quelli enormi, di 50 pollici e più. Io no, io ho invece ancora i televisori analogici, i tubi catodici, e solo il computer ce l'ho, che non è digitale. Che non è un LED, mi sembra un plasma, non so, non è incandescenza perché quello era del primo computer. Ma allora, tanto per leggere il giornale, anche se l'immagine si vede male, si vede, se no ci metto 2 o 3 ore a fare il video e poi 2 o 3 ore a caricarlo. Invece una lettura così sbrigativa. Vabbè, questo lo dico il tempo di prendere questa merenda. Ogni tanto metto degli effetti speciali ai video, ma non è che a parte dargli qualche tonalità di colore diverso posso fare molto. Ci sono dei programmi che alterano la voce, alterano l'immagine in modo significativo. Addirittura puoi ritagliare la silhouette di una persona e farla sparire così, ma gratuitamente io non sono riuscito a trovare niente. Se qualcuno di voi mi può aiutare consigliandomi dei programmi per editare video, lo ringrazierei vivamente se soprattutto sono dei programmi che si possono scaricare gratuitamente. Perché con Windows 7 è venuto quel programma di edizione di video, poi ne ho scaricato uno anteriore, mi sembra, uno diverso, che funziona con una linea di tempo. Però non è che c'hanno degli effetti speciali, come dire, come sono speciali questi effetti? No, sono sempre la transizione dell'immagine a un'altra, non si altera la voce. Sempre gli stessi effetti cinemascopi e queste cose qua. Beh, è stata una merenda lampo, anzi, che dico? È stata una merenda lampone. Beh, per la prossima volta farò un video migliore. Per il momento non sto più in sintonia per fare dei commenti sui libri. Perché per il momento ho messo la lettura un po' da parte. E poi i libri che più mi hanno colpito sono quelli che ho letto molti anni fa, come L'uomo che guardava passare i treni, di Georges Simenon, Papillon, Banco, Terzo Reich di Idro Montanelli, tutti quelli che ho fatto. Ma gli altri libri, magari sì, sono belli, però devo un po' ricapacitarmi e raccogliere di nuovo delle idee, perché li ho letti anni fa e per fare un video dire molte cose. Beh, poi mi sono scordato, devo fare una lista di tutte le persone che hanno intervenuto nei miei video, nel mio canale, per supportarmi, per appoggiarmi e per commentare, che le voglio menzionare in un altro video. Quindi, la prossima volta non me ne scorderò. Farò un miglior video salutando tutti nel dettaglio, però per il momento vi devo lasciare. Ciao, e niente, adesso devo studiare in più dettaglio che fare, però non mi perdete di vista, non mi lasciate solo, guardatemi in Vimeo, Dailymotion, YouTube ed anche seguitemi in Facebook, Twitter
E Spreaker, che al più presto farò un altro programma radiale. Ciao!